Allora, noi in agosto come soprintendenza archeologica abbiamo fatto lo scavo di una parte della chiesa e del sagrato antistante. Le novità rispetto a questo scavo erano numerose e quindi anche su invito dell'amministrazione abbiamo pensato appunto di fare una prima serata con dei dati ancora in corso di studio per dare un'idea a, soprattutto agli abitanti di Boccaleone, delle novità che c'erano, che sono venute in luce con gli scavi. La serata di oggi ha avuto un esito estremamente positivo, soprattutto per quel che riguarda la risposta della cittadinanza, che è significativa nell'ambito soprattutto di un argomento delicato come può essere l'archeologia, per quello che riguarda in particolare il coinvolgimento del pubblico sia adulto che per un futuro poi un pubblico scolastico. Io mi sono occupata delle ricerche d'archivio, soprattutto all'archivio arcivescovile di Ravenna e all'archivio parrocchiale di Argenta, per poter trovare documenti utili ad aiutare a ricostruire la storia di Boccaleone nel passato, soprattutto perché potessero essere poi filtrati per diventare una storia vera e propria per non solo gli adulti ma anche per i ragazzi delle scuole. Io direi che è stato uno scavo anche per noi archeologi veramente sorprendente, non pensavamo di trovare tante cose, tanto materiale, anche perché la chiesa appunto secondo le fonti ha una datazione intorno al XIII secolo, però noi in realtà abbiamo scoperto che pur non essendo arrivati al XIII secolo, la chiesa dal 500 andando indietro nel tempo ha avuto almeno 4 ristrutturazioni con cambi anche di fisionomia interna, e quindi anche solo questo dato è un dato importante. La cosa che credo sia più importante da sottolineare è che paradossalmente un edificio abbattuto negli anni 60 non aveva della documentazione, aveva pochissima documentazione. La riscoperta delle origini è essenziale soprattutto per noi del comune di Argenta, intendo in generale, che siamo stati depauperati nel vero senso della parola di tutto quello che era il nostro patrimonio, che si è perso non per nostra volontà ma per eventi storici come possono essere stati prima un terremoto e poi la seconda guerra mondiale, che ci hanno portato via tutto quello che ricostruiva il nostro passato. Tutto ciò che è rimasto e che può essere utile e secondo me anche essenziale è sottoterra, quindi la speranza è che da oggi in avanti continuino queste fortuite scoperte di reperti e che si possa piano piano rispolverare quella che era la nostra antica Padusa, chiamiamola, quindi quelle che erano gli insediamenti intorno alle terre paludose. L'argomento archeologia è estremamente interessante, soprattutto stuzzicante per i ragazzi, perché il poter venire in contatto con dei reperti antichi, originali, quindi poter vedere oggetti che risalgono anche a 1000-1500 anni fa è molto affascinante per loro. Abbiamo avuto già un riscontro positivo con quello che riguarda il Museo Civico di Argenta, quindi con tutta la sezione archeologica di Argenta, e la speranza è di poter ampliare tutta la nostra raccolta, quindi estendere il nostro museo anche oltre i confini di Argenta. Quindi nelle frazioni sarebbe sicuramente importante avere dei segnali positivi anche da piccoli paesi come può essere Boccaleone, per chiamare l'attenzione di chi vive proprio a Boccaleone.